Alla fine hai consegnato tutte e tre le pietre tu. Grazie a questo tonto. A volte mi chiedo per cosa ti pago. A proposito, non ho ancora ricevuto la paga del mese scorso. Ah, quindi quello che ti riguarda te lo ricordi, eh? Metti quel culo sulla sedia della scrivania e non alzarti finché i registri non sono in ordine. Subito. Quello l'ho già visto. Sì, certo. Tante volte. L'unico calice che Sid abbia mai usato. Per abitudine o perché quell'orrido stronzo non aveva voglia di trovarne uno pulito. Sapevo così poco di lui. Come quasi tutti. Pare che Marta e la dama ne abbiano un ottimo ricordo. Lo credo bene. Da quanto conoscevi Sid prima che... Prima che morisse? 20 anni, più o meno. Ai tempi ero un commissario di bordo su una nave mercantile. Lo conobbi lì. Aveva preso un biglietto per... non ricordo dove. Le notti erano lunghe e non avevamo nulla da fare. Ce ne stavamo seduti a bere rum fino al mattino, quando tornavo ai miei doveri. Lasciai quel lavoro poco dopo. Avevo messo incinta una bella ragazza. Con Sid rimanemmo amici, con la promessa che un giorno avremmo navigato ancora. Fu prima che il destino decidesse di avere altri piani per noi. La magia si manifestò in mio figlio poco dopo il primo onomastico, e non c'era modo di nasconderla. Tu e la tua famiglia non potevate... Fu proprio la mia famiglia a chiamare il conestabile. Volevano far portare via il mostro. Ma io non potevo voltargli le spalle, ignorare i sentimenti. E proprio non capivo come potessero riuscirci loro. Per fortuna, Sid la pensava come me. E fu lui a restare al mio fianco, quando non volevo altro che fare a pezzi il mondo. Fu lui a piangere per me, quando non avevo più lacrime. Lui, che giurò che avrebbe fatto di tutto per impedire che accadesse di nuovo. E tenne fede alla sua parola. Lasciò l'esercito reale per sempre. I gradi, le onorificenze, tutto sparito. Gettò via tutto quello che aveva per raddrizzare un torto che nessun altro osava affrontare. Allora capii che lo avrei seguito fino in capo al mondo. Sid è sempre stato fin troppo scaltro. Eh sì. Vedeva il mondo per ciò che era, mentre noi ci accontentavamo delle bugie che ci venivano propinate. E ne portava il peso. Deve essere stata molto dura. Ma questo non l'ha fermato. Non ha mai abbandonato ciò che credeva fosse giusto. Credevamo in lui per questo. Noi ci fidavamo della sua guida. Giurai a me stesso che gli avrei coperto le spalle. Sarei stato lì a sostenerlo se fosse caduto. Ma neanche questo mi è riuscito. Ignorami, sono solo un vecchio farneticante. Lascia, lascia. Faccio io tra un attimo. Questa è la grafia di Sid.
Caro Otto. Sarò ubriaco, ma volevo dirti che questo posto sarebbe fottuto senza di te. Lo sai, ti voglio bene, vecchio. Questa lettera. Che cosa c'è? Aveva ragione. Senza di te saremmo perduti. Beh, avrebbe anche potuto dirmelo prima che se ne andasse via. Però perché io l'avrei mandato al diavolo? Vi sbagliate però. Entrambi. Non sono mai stato solo io a tenere rifugio a Galla. Eravamo tutti noi. Io spingo gli altri nella direzione giusta, però mi sembra di non saperlo più fare. Preferiresti Goot? Beh, forse mi rimangono ancora un paio d'anni. Guarda che ti prendo in parola, Otto. Prima che tu vada, Sid avrebbe voluto che lo avessi tu. Ma quello? Questa mi basterà. Grazie per avermi dato speranza. Farò in modo di ripagarti. Già fatto.